Ringrazio la Presidente e tutto lo staff di Fondazione Città di Cremona, anche l'architetto Signorini con cui io mi scontro regolarmente, no, è in senso benevolo. Appunto, come ha detto la Presidente, noi siamo affittuari della Fondazione, il nostro palazzo è in via Antica Porta Tintoria e credo senza vanità di dire che forse, a parte Palazzo Comunale, è uno dei palazzi più dignitosi, più belli e più ben conservati in cui ha sede un ente pubblico. Vi ringrazio perché non lesinano mai spese. Noi da nostra parte cerchiamo di mantenerlo, di fare anche noi opere, e loro però dalla loro parte sono sempre disponibili nel limite delle risorse finanziarie a tenere il palazzo in ordine, a dare dignità a questo palazzo e a questa istituzione statale oggi molto bistrattata che è l'Archivio di Stato. Ringrazio il sindaco con cui in questi giorni ci si vede continuamente e che vorrà e che mi copia, sì. Ecco, male. Allora, dopo questa piccola amenità, vi dico due cose sul perché di questa giornata e sul motivo della mostra. Intanto, diciamo subito, ricordiamo che Fondazione Città di Cremona è l'erede della storia della carità cremonese, una storia che affonda le radici nella tradizione medievale dei luoghi pii ed in particolare del Consorzio della Donna e di quello di Santo Mobono. Le attuali istituzioni cremonesi di cura e assistenza non solo hanno ereditato le funzioni di aiuto e di sostegno alle classi bisognose e soprattutto, ci tengo a ricordarlo, le peculiarità di una carità laica, ma hanno anche ereditato una lunga storia che si concretizza in un complesso documentario di grande valore storico e anche artistico, custodito in Archivio di Stato fin dal lontano 1978. L'archivio della Fondazione comprende infatti documenti preziosi per antichità e per bellezza, che seppur noti e presentati in pubblicazioni scientifiche, ricordo il volume Devozione e Carità che fu il censimento di tutto il patrimonio artistico della Fondazione, allora non si chiamava ancora Fondazione, non sono particolarmente noti al grande pubblico e comunque, anche se li abbiamo visti tante volte, la loro unicità fa sì che debbano essere sempre visibili e presentati in una luce nuova. Ecco quindi che la festa della Fondazione Città di Cremona è stata l'occasione per riproporre a tutti voi la conoscenza di queste preziosità, appunto conservate da noi in Archivio di Stato. L'idea dell'esposizione, diciamo che mostra è un termine un po' velleitario, non è stata solo quella di ripercorrere la storia istituzionale delle varie opere che nel corso dei secoli si sono occupate dell'assistenza alle classi più bisognose, bensì per riportare alla memoria della comunità cremonese quanto è stato fatto da chi ci ha preceduto, dai bisnonni, diciamo, degli attuali amministratori a favore dei poveri. Vorrei anche ricordare che questa esposizione non è una novità assoluta, perché già in precedenza gli altri presidenti che hanno preceduto l'avvocato Garoli hanno sempre ascoltato un po' i consigli, tra virgolette, dell'Archivio di Stato. E ricordo nel 2012 una grandissima quella mostra fatta sempre in questo salone, in cui accanto ai documenti abbiamo voluto esporre anche le facce, far vedere chi erano i volti dei donatori. La mostra venne fatta in occasione dell'inaugurazione del padiglione Azzolini e qui ringrazio l'avvocato il dottor Lonardi per averci concesso allora questa opportunità. Benché alcune opere pie fossero intitolate a santi, alla donna che non sta per donna ma sta per Madonna e a Santo Mobono, in realtà a Cremona non furono mai gli ordini religiosi ad occuparsi della loro gestione. I reggenti, gli amministratori furono sempre laici,
uomini della borghesia, nobili o del ceto mercantile, come ho detto, i bisnonni, bis dei nostri attuali amministratori. Per me questo è un grande messaggio che trova attuazione ancora oggi in questa fondazione e che veramente ha bisogno del sostegno, secondo me, di tutta la comunità cremonese, non solo delle istituzioni, non solo del comune, ma di tutti noi cittadini cremonesi. L'altra motivazione che mi ha spinta a proporre questa esposizione è stata un'innovativa tesi di laurea in diagnostica dei beni culturali discussa dalla dottoressa Melania Isola, che purtroppo oggi non può essere, non è qua, all'Università di Parma, una tesi che ha avuto il merito di ottenere la votazione di 110 lode. E la tesi è stata fatta proprio su queste pergamene. L'importanza della tesi sta nel fatto anche che è entrata in un sistema, il famoso sistema Cremona, che il nostro sindaco anche ieri con grande enfasi, con grande convinzione, ci ha quasi convinti, ha ridetto fortemente all'inaugurazione a Mondo Musica. Un sistema che anche nel piccolo si è concretizzato. La tesi infatti è stata fatta, è stata svolta nei modernissimi laboratori di CR Forma, che ha sede a Palazzo molto tecnico. Abbiamo pensato di riproporle a tutti voi. L'esposizione quindi parte dalle pergamene appartenenti al Consorzio della Donna, Consorzio di Nostra Donna, ovvero della Madonna, che offre pagine fra le più ricche della storia delle istituzioni assistenziali cremonesi. Il consorzio venne fondato nel 1334 da un gruppo di cittadini legati ai francescani. D'altra parte, qui di fronte a noi, abbiamo la chiesa dei Frati Minimi di San Francesco e quindi sicuramente con intenti devozionali. Nel 1347 vennero poi redatti gli statuti. Stretto quindi era il legame devozionale con la Vergine, mediatrice tra Dio e gli uomini. Lo stesso simbolo del consorzio che voi vedete là appeso e che è ricavato dal codice di fondazione che è esposto nella prima vetrina, cioè la mezzaluna circondata da tre stelle, si richiama alla Vergine Maria attraverso il riferimento emblematico al capitolo 12 dell'Apocalisse. L'azione caritativa non ha inizialmente un ruolo predominante e semplici sono i fini caritativi. La distribuzione nell'ultima domenica del mese di pane, in particolare ai poveri vergognosi. Dopo anche su questo ritorneremo, cioè a coloro che non possono mendicare in pubblico. L'opera assistenziale del consorzio si amplia poi nel corso dei secoli e si alimenta grazie alle cospicue rendite di un patrimonio immobiliare frutto di donazioni che ancora oggi, per fortuna, continua. Donazioni, lasciti e soprattutto all'inizio, non da ultimo, di concessioni di privilegi. Poiché siamo qui a parlare di fondazione, mi è sembrato giusto anche stimolare la generosità dei cremonesi e quindi nella penultima vetrina abbiamo messo alcuni registri in cui abbiamo voluto ricordare a tutti noi chi ci ha preceduto, che è stato un benefattore. E quindi abbiamo questo bellissimo registro del 1875 con tutto l'elenco dei benefattori, ma ne abbiamo esposto anche uno, forse meno affascinante, molto più vicino a noi, che va dal 1924 al 1942, in cui sono ancora ricordati anno per anno le persone che non si sono dimenticate delle necessità della città. Il percorso poi si chiude con una piccola vetrina dedicata alla storia di questo palazzo, che da sempre, ripeto, fu il Palazzo della Carità, questo bel palazzetto seicentesco che magari si passa davanti e non ci si fa caso. E di questo però io mi limito a dirvi nulla, anzi non dico nulla, perché qui abbiamo, proprio per invitarvi, stimolarvi a venire, perché qui abbiamo una rappresentanza delle studentesse del liceo artistico comunale che con la guida della loro prof, l'amica Elisa Chittò, in questi due giorni e anche la prossima settimana vi guideranno alla scoperta appunto di questo luogo in cui magari siete entrati o forse no,
o l'avete visto. Come pure io devo ringraziare le docenti, la professoressa Chittò, il professor Bona e l'amica Tiziana Cordani, che si sono rese disponibili a preparare questi ragazzi. Noi come archivio crediamo molto in questa attività dei giovani. Ricordo così, non come vanità, ma perché è una cosa che abbiamo vissuto intensamente. Da gennaio ad agosto 2016 abbiamo ospitato circa, forse anche più, di un centinaio di giovani in alternanza, di giovani studenti in alternanza scuola-lavoro. Tutte le scuole cittadine, comprese le scuole private, hanno bussato alla porta dell'archivio perché per dare modo a questi studenti di fare un'esperienza lavorativa in un luogo che normalmente non si conosce, e loro sono il frutto di questa attività. Grazie ragazze, vi ho sgridate tanto quando eravate in qua, perché le ho sgridate anche, però ecco, grazie per essere qui. Grazie a tutti voi per essere qui e per avermi ascoltata con pazienza. Vi raccomando, Fondazione Città di Cremona ha bisogno di tutti noi. Grazie.